Estensioni graduali del libro. Un programma a cura di Flavio Pedrotti con la collaborazione di Nadia Maris. Buongiorno Nadia. Ciao Nadia, ma sei venuta fisica oggi? Sì. La fisica è regolare. Hai fatto la tua pressata? Ho fatto 12 ore dalla macchina, qui l'ho fatta. Ecco, lo immaginavo. Ho messo il tagliandino tutto a posto. Ho pagato il ticket. Ecco, e quindi noi possiamo a questo punto introdurre il nostro ospite, il grandissimo ospite, vero Nadia? Abbiamo qui con noi Lara Zavattieri, benvenuta, autorizzata di professione. Pronto? Per avventurarci nel nostro safari letterario, nell'area curiosare nella vita letteraria di questa giovane scrittrice. Lara, raccontaci subito da dove nasce la tua voglia di scrivere, di cimentarti con la scrittura. Sì, allora, beh, innanzitutto posso dire che ho sempre avuto questa voglia dentro di me di scrivere, fin da quando ero bambina, un po' perché già all'elementare ho sempre letto molto, mi ricordo addirittura io avevo sempre problemi ai denti, dovevo sempre andare dal dentista, ma ovviamente come tutti i bambini non volevo mai andare. E mia mamma, per invogliarmi ad andare dal dentista, praticamente tutte le volte mi comprava un libro, perché c'è una libreria vicino al dentista. E allora praticamente da lì ho cominciato, ma ero piccolissima, avevo avuto 6 anni insomma. E ho cominciato insomma a leggere, poi avevamo una piccola biblioteca anche a scuola, eccetera, e quindi continuando a leggere ho avuto sempre questa passione della lettura finché ho avuto la voglia di scrivere io qualcosa, quindi non solo leggere le storie degli altri, ma anche scrivere io qualcosa. E a partire da lì, perché già all'elementare scrivevo dei racconti, insomma, su un diario qua e là, ma scrivevo da allora, insomma, ecco. E quindi hai iniziato giovanissima. Il primo libro che hai letto te lo ricordi? Non sono sicurissima, ma mi sembra che sia Piccole donne. E quello che ti è rimasto nel cuore? Allora, beh, sicuramente questo, Piccole donne, perché mi identificavo in Jo, che voleva fare la scrittrice. E poi uno che mi è rimasto molto nel cuore è un classico come Il giovane Holden. Ah, beh, guarda, sono belle cose, perché io lo ritengo sia uno dei più belli libri del Novecento. Sì, esatto. Ma allora a questo punto, Nadia, devi anche dire anche qual è il libro che invece proprio hai ripudiato, che non leggeresti più, che non consiglieresti a nessuno. Mm. Ma diciamo che non ne ho uno, c'è proprio un genere che non mi piace, non so perché, e sono i gialli, non riesco a leggere i gialli. Diciamo che non sei un libro da buttare le ore, questo fa piacere perché... E fra i libri che tu hai scritto ti sei occupata di romanzi e libri per bambini? Sì. Anche un libro, leggo qui negli appunti che mi hai portato, un libro sul risparmio, risparmio subito. Allora, abbiamo avuto questa idea, io e il mio ragazzo, Mirko Risti, che fa il certificatore energetico per la provincia di Trento. E praticamente abbiamo fatto questo libro che si chiama Risparmia subito, ed è un manuale diviso in due parti. La prima parte l'ho scritta io, che ho legata a risparmi sulle bollette, non so, le bollette dell'acqua, dell'elettricità oppure sulla spesa, quindi le cose del quotidiano, mentre la sua parte è legata al risparmio sui lavori in casa oppure le ristrutturazioni, cose di questo genere. E quindi diamo dei consigli, sia perché li abbiamo sperimentati noi, sia ad esempio dei link dove cercare informazioni o proprio dove andare, lampadine a LED, per dirne una. Quindi più da una serie di consigli per risparmiare in casa. E seguendo queste indicazioni, all'incirca quant'è il risparmio mensile che può avere una famiglia? Oddio, beh, sinceramente non l'ho mai quantificato. Posso dire che comunque quello che ho scritto, per quanto riguarda la mia parte, l'ho sperimentato io, insomma, e effettivamente sono cose che funzionano. Per esempio, come ho detto adesso, le lampadine a LED sembrano stupidata, però effettivamente si risparmia tanto, perché rispetto a quelle tradizionali magari... pensa che sia una cosa da poco, però se utilizzi tanto la luce, averne una che ti permette di risparmiare tanto, insomma. E tra i diversi gestori, perché io sono sempre curiosa di capire se effettivamente c'è concorrenza o è un modo diverso di propinarti la loro merce, che sia gestori della corrente elettrica senza far nomi o delle compagnie telefoniche, c'è differenza? Più o meno penso che siano lì, più o meno. Non lo so, non parla nessuno, no, meglio di così, dai. No, invece, ecco, facciamo un esempio proprio pratico, ad esempio, è vero che
se teniamo accesa sempre la lucetta del televisore, sì, ha un consumo, sì, ecco, quindi sì, forse è male praticamente, se ecco, lasciano lo stand by, tra l'altro questa è una cosa che ho scritto, perché magari uno sottovaluta, lascia, pensa di aver spento il televisore, la radio, eccetera, con la lucina, la ruffa intendo, sì, accesa, ecco, naturalmente non è che consumi chissà quanto, però continua a consumare, devi proprio spegnere tutto. In questo modo, insomma, sarà anche un risparmio magari da poco, però sommato poi nell'arco di un anno ci permette, insomma, di... Ecco, un'altra cosa che mi approfitto, capito, perché da buon singolo, allora senti, quando si spegne lo scaldabagno, no, e poi tu riaccendi, è meglio tenerlo sempre acceso, o invece dicono che ogni volta c'è una predisposizione al consumo perché deve rifare tutta quanta la sua... trafila di portare l'acqua al livello caldo. Oddio, sinceramente sullo scaldabagno non ho idea, però no, solo le caldaie per esempio, io ho la caldaia, un tipo di caldaia che puoi accendere quando vuoi, mentre in quelle più vecchie le caldaie invece devono sempre stare accese, quindi ovviamente quelle che stanno sempre accese hai un costo che è tre volte tanto, no, anche di più rispetto a quella che puoi spegnere. E quindi io avendo questa che puoi spegnere e riaccendere quando vuoi risparmi tantissimo. Ecco, a parte diciamo questo, chiamiamolo manuale, come diceva sì, prima Nadia, no? Qual è il libro tuo che più ti ha diciamo entusiasmato, quello sì, fine era pagata? Allora, ce ne sono diversi, a parte l'ultimo più recente che ho scritto, allora, uno guardando le stelle. Questo libro è basato sulle storie dei miei nonni, quindi legati molto al territorio. Lui era un soldato della Seconda Guerra Mondiale, abitava in Piedua Mezzana, e lei era figlia di Giovanni Ravelli, che è stato il primo fotografo della valle. E praticamente questo libro gira tutto intorno a un mistero e si scopre solo alla fine se poi questo viene risolto o meno. È un giallo? No, non è un giallo, comunque, e si scopre proprio, guardando le stelle vuol dire due cose, che adesso non dico perché altrimenti, però è legato sia alla loro storia, sia alla storia vera. E quindi mi ha entusiasmato proprio perché la storia vera dei miei nonni. Ah, quindi una sorta di biografia, però con riferimenti anche al contorno. E anche il mistero è vero, è vero. Sì, è vero. Questo è un giallo, Nadia. È vero, infatti sto facendo la stessa considerazione. Un bello corso questo. Ma è molto attiva nelle sue pubblicazioni, Lara. Vedo anche che hai pubblicato una storia vera di animali. Ah sì, questa è un'iniziativa che abbiamo fatto nel 2012, un'iniziativa che partita da me e ho coinvolto vari scrittori italiani, sempre via internet, che hanno risposto positivamente. Praticamente abbiamo scritto dei racconti veri di animali, possono essere cani, gatti, animali da fattoria, eccetera, alcuni commuovono, altri divertono, e c'è anche un inserto fotografico, e con l'idea praticamente di non avere soldi per noi, ma di devolverli a un canile. E il canile è il canile di Naturno, in provincia di Bolzano, che aiutiamo dal 2013, e insomma, fino ad oggi andrà avanti, quindi basta acquistarlo, e si trova appunto su internet, e in questo modo se aiuta i cani, gatti che hanno bisogno. Iscrittelo, Amici per sempre, storie vere di animali. Questo è un esempio, diciamo, di letteratura civica, possiamo dire, no? Perché è molto bello questo, Lara. E un'altra cosa che voglio dire, ognuno di noi, quando per chi scrive, voglio dire, naturalmente, no? Anche fosse una semplice lettera, abbiamo dei riti, no? Cioè uno si siede, si prende un tè, un po' il caffè, chi si accende la sigaretta, eccetera, eccetera. E poi gli orari. E tu? Quali sono i tuoi riti magici? No, diciamo che non ho dei riti. Essenzialmente poi uno non può decidere, quando scrivi non sai mai se scrivi 5 pagine, se non riesci a scrivere, dipende un po' dall'ispirazione del momento. Diciamo dei riti non ne ho di particolari, basta che comunque ci sia silenzio. E per questo la cosa essenziale è il fatto di mettere da qualche parte il mio cane, che si chiama Giuliano, perché altrimenti, essendo che abito al primo piano, lui vede continuamente persone e non mi lascerebbe scrivere nulla, silenzio non ce ne sarebbe, quindi diciamo che come rito devo cominciare a portare da qualche parte il mio cane, perché altrimenti non scriverei mai nulla. Detto così, vabbè, i rumori, queste cose, eccetera, ma l'uso delle musiche, ad esempio, perché molti... No, non sono capace, no, è proprio silenzio. Silenzio. Per te è totalizzante, sì, scrivere? Sì, diciamo che si mi assorbe completamente. Di
giorno, di notte? Ma tante volte anche la sera o la notte, sì. Perché quindi magari se ti tranquillo, hai più tempo, e quindi tante volte mi è capitato sì, di andare avanti un bel po', magari con un racconto, un romanzo, proprio la notte. Le parole ti arrivano... Oltretutto dormo poco, quindi... Le parole ti arrivano automaticamente come un flusso di sangue interno, oppure hai bisogno di consultare i dizionari, di usare dei sinonimi e quant'altro? Ma anche qui dipende, tante volte appunto sono automatiche, tante volte magari mi accorgo che tendo a ripetermi e allora devo cercare sì dei sinonimi o insomma aiutarmi con qualcosa, sì, dipende. E poi hai ad esempio quello che si può definire il tuo pilota, nel senso quello che ti dice se questo va bene, non correggi, c'è qualcuno che magari ti dà l'input di continuare o di rivedere quello che scrivi? Mm-hmm. Sì, io di solito faccio sempre leggere al mio ragazzo o anche a mia mamma, faccio sempre leggere insomma le cose che scrivo, insomma, diciamo, e quindi tendo un po' a basarmi un po' sui giudizi che mi danno, loro, ecco, insomma. Ma sono di parte questi giudizi o sono obiettivi? Ah boh, non lo so, fino adesso dico la verità, visto che mi è sempre andata bene, ho sempre avuto commenti positivi sui libri, penso che insomma non siano stati di parte, commenti dagli altri lettori intendo, quindi insomma, continuerò a fidarmi. Una cosa mi incuriosiva, ho visto che tra le tue pubblicazioni per lo più ti sei rivolta a farli stampare e pubblicare online, raccontami di questa esperienza. Sì, praticamente è un'esperienza che ormai... esiste su internet da diversi anni, insomma non è nuova. In pratica sia per l'ultimo, il più recente libro che ho scritto e anche per molti altri, mi sono rivolta appunto a queste piattaforme online che permettono di scrivere libri. E poi danno anche tutta una serie di servizi, per esempio per l'ultimo Agatha, come un funerale ti salva la vita, che poi ne parliamo. Poi ne parliamo, sì. Mi hanno aiutato per la copertina, perché volevo una copertina che evocasse la trama del libro. E ovviamente, non essendo un'illustratrice, non potevo parlare io, non conoscevo neanche un illustratore, mi hanno aiutato per questo. E permettono quindi di essere online con i propri iscritti, soprattutto online, sia sul loro sito, sia su quelli principali, per fare qualche nome, non so, la Feltrinelli, Mondadori Story, BS, eccetera. Siamo ancora un po' indietro per quanto riguarda le librerie fisiche, perché se uno va e dice a un libraio che vuole il tal libro del tal autore, se lo può tranquillamente procurare, però diciamo che tendono un po' a restare sul sicuro, ecco. Cioè promuovere grandi nomi, insomma, ecco. Poi ovviamente oltre a questo canale mi è capitato di spedire libri un po' ovunque, sia in Italia sia anche all'estero. Per esempio una signora mi aveva scritto che aveva visto online un libro, non era molto pratica di tecnologia, non sapeva come acquistarlo, allora praticamente ho preso uno dei miei libri e l'ho mandato in Africa. Ah. E quindi vuol dire spedisco in tutto il mondo, basta richiedermelo online. Siamo che si rialassa. Ma praticamente la convenienza è quella di risparmio di denaro, è quella di risparmio di tempo, mentre per quanto riguarda l'avere le copie cartacee sono costi di cui si fa carico l'autore. Beh, questo sì, ovviamente è inferiore, perché altrimenti non guadagneresti nulla su ciò che scrivi, insomma, quindi è molto inferiore, insomma, al costo poi. Perché dovrebbe rivolgersi a una tipografia, a una libreria. Sicuramente. E la distribuzione come la risolvi? Questo bisogna ancora andarci, questo è un po' il tallone d'Achille, perché anche per quanto riguarda marketing, eccetera, qui bisogna un po' tirarsi sulle maniche, se vogliamo proprio dirla. Cioè, proporre oppure tramite, come in questo caso, interviste, oppure, non so, tramite le biblioteche, quale questo genere, insomma. Ah, ecco, sì, è che un buon veicolo anche quello della biblioteca che potrebbe... E le scuole, ad esempio? Sì, ad esempio ho fatto anche con le scuole, per esempio uno dei libri è una fiaba per bambini, che si chiama Matteo Eronia nel Parco Nazionale dello Stelvio, e anche qui le scuole, proprio tramite la biblioteca, avevano promosso questo libro, perché avevano fatto leggere il libro ai bambini, e quindi poi mi hanno fatto le domande, mi hanno fatto dei disegni, eccetera, e ho potuto, insomma, venderlo anche in questo modo. Quindi anche quello è un veicolo, insomma. Hai mai provato a scrivere anche qualche sceneggiatura? Ma mi è capitato con uno dei miei primi libri, è stato fatto una rappresentazione teatrale da un gruppo della Val di Non.
e io avevo scritto appunto la sceneggiatura del libro, insomma, poi l'hanno portata in teatro sia in Val di Sole che in Val di Non, l'avevo scritta, poi loro l'hanno un po' rimaneggiata perché adattarla, però sì. E la sensazione qual è? Quella di vedere il proprio lavoro manomesso o vice? No, in questo caso sì, anche arricchito probabilmente, sì, ovviamente è una grande emozione perché vedere rappresentata una storia che hai scritto tu, insomma, per me era stata veramente una grande emozione e spero che si ripeta anche se mi stanno ascoltando. Diamo subito, come dire, sì. Siamo qui. Ascolta, un'altra cosa, devo dire, hai mai provato ad esempio a scrivere a quattro mani, come si dice, se con qualcuno, o hai sempre fatto una scelta personale? Beh, come ho detto prima, il libro del risparmio l'ho scritto proprio a quattro mani con la tasca. Questo sì, sarà quello più, diciamo, un manuale, chiamiamolo così. Sì, un manuale. Un libro che racconta una vicenda, qualcosa? No, quello no, a parte dopo, vabbè, quello che ho citato prima, quello dei racconti per gli animali, per il canile, che quello, adesso non ricordo, mi sembra che stiamo addirittura in 16 scrittori, 15 più me stessa, insomma. Dopo il resto no, ho scritto sempre da sola. Lo so perché c'è chi sperimenta, ad esempio, no? Sai, di scrivere in due, come faceva Fuccello Lucentini, no? Cioè si parte da un'idea e poi uno aggiunge qualcosa per vedere dove si arriva. È un esperimento letterario fantastico, perché è un po' quello che è comune il musicista o anche lo sceneggiatore di cinema, di teatro, eccetera, no? Dove qualcuno mette qualcosa per vedere dove si arriva insieme. Quindi era un'idea. Agatha, come un funerale che salva la vita, parliamone. Sì, era di cosa da dire. Allora, anche dal titolo sembra magari un po' tetro, invece molto umoristico. Infatti l'ho voluto fare proprio perché ormai si sorride e si ride sempre di meno e quindi ho voluto staccarmi un po' dai libri che ho fatto finora per fare un libro totalmente diverso e ispirato all'ironia. Allora, innanzitutto per quanto riguarda la trama, parlo di questa donnina che si è isolata in casa propria da anni, volontariamente, fa tutto via internet, anche la squirra, non vede più nessuno, e vive benissimo così, e un giorno trova sotto la porta di casa un volantino che reclama da una casa di riposo. Allora lei si spaventa, pensa che qualcuno vuole internarla, e decide di tornare in società, però non sa come fare perché sono decenni che nessuno la vede più. Allora decide di partecipare ai funerali, e questo perché è un funerale per socializzare. Okay. Perché a un funerale si parla poco, quindi non deve sforzarsi troppo, anche se erano anni che non parlava con nessuno. Però e può anche defilarsi quando vuole, quindi è la cosa perfetta. Nel giro di un anno in pratica lei partecipa a funerali di gente una più stramba dell'altra, un funerale ancora più strambi, quindi è questo che fa sorridere. E solo alla fine si scopre se lei ce la fa a restare per la sua, ma anche come cambia la vita delle persone vicino a lei. Non svegliamo troppo. No, dico solo qualche personaggio magari così. Uno per esempio è il signor Cesare, perché un po' qui si chiamano tutti signora e signor, no? E solo lei chiamano Agatha e basta. E lei lo capisce solo alla fine, che è sempre questa sorta di formalismo nei confronti degli altri, no? E questo signor Cesare è un personaggio che è sempre stato molto vanesio, molto attento insomma alla bellezza, eccetera. A un certo punto un giorno gli cresce un bitostolo sul naso, gigantesco, e in pratica si vede convivere tutta la vita, va in depressione, finché un giorno lo trovano morto praticamente davanti allo specchio, e ovviamente tutto il paese pensa che sia morto di crepa cuore, per aver visto il bitostolo, no? Metà morto di infarto, insomma, per dire. Ecco, oppure c'è una storia alla Uccelli di Rovo, che il prete che scappa con la perpetua sordomuta, pensano che sia andato in una mattone a Machu Picchu, una roba del genere, mi sono molto più vicino. Certo, un film di sorrentino, la scuola nana che si ecco, oppure ancora un altro, ho finito, c'è l'ultimo, quel signore Enea, che è entrato in questo fotografo cieco, fenomeno vede ombre, c'è più bravo del fotografo che vede, specializzato in mostre praticamente sulle pantegane. Cioè, sembra un guarda, c'è poi tutto, c'è detto Fedro, Borghi, ti rendo bello, ti rendo bello, può essere un buco, visto che c'è a posto, e devo dire veramente una fonte di energia, no? Mi sembra che la prima divertirsi è lei, vero? No, è che coinvolge naturalmente tutto il pubblico, quindi il lettore. Grazie Lara, di veramente di questa tua partecipazione, di questo safari. Grazie mille. E quindi, Nadia, mi pare che con questo noi dobbiamo dare a risentirci ai nostri ascoltatori alla prossima settimana. Ore 12:40, immediatamente prima del DR.
erano nazionali. E grazie a Dino Gonzo che ti assiste alla console.